Ciao a tutte ragazze e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a creare insieme l'effetto marmo, ma non lo faremo con il gel, ma con un'altra tecnica. E adesso lo andiamo a fare insieme. Allora, avrete bisogno di pennarelli indelebili. Questi sono gli Sharpie, però ci sono di tutte le marche, quindi qualsiasi pennello indelebile va benissimo. Allora, che faccio? Prendo la mia tip, se lavorate sull'unghia naturale è la stessa cosa, non c'è bisogno di opacizzare. Vi basta togliere lo strato di dispersione del colore e andate a fare questo effetto. Faccio una linea nera qui. Poi con un altro colore per creare il contrasto li vado sopra. Così. Adesso che faccio? Metto un po' di alcol, questo rosso per intenderci, però mi raccomando deve essere 90 gradi, altrimenti il pennarello indelebile non si scioglie. Quindi che faccio? Prendo il mio pennello. Bagno la punta dentro l'alcol e vado a tamponare perché poi se è troppo non va bene. E vado a fare movimenti circolatori così per sfumare il mio colore. Tampono, lo ribagno sempre nell'alcol. Tampono di nuovo, aspettate, se no non mette a fuoco. Vado a fare la stessa cosa sotto, sempre movimenti circolari. E adesso che faccio? Per la linea che è rimasta al centro, bagno di nuovo il pennello nell'alcol, lo tampono di nuovo sul mio pad. Mi vado solo ad appoggiare in questo modo. Il colore si aprirà da solo. Il pennello deve essere in questo caso un po' più bagnato. Come vedete, si apre da solo il colore. Poi vado a rifinire meglio qui dove è rimasto più colore. Il pennello deve essere sempre bagnato nell'alcol, mi raccomando. Vado a dargli una sistemata. Così, anche da questa parte. Insomma, quando siete soddisfatte del risultato che avete ottenuto, potete sigillare. Se il risultato che avete ottenuto non vi soddisfa, dovete calcolare che l'alcol asciuga in pochi secondi. Quindi prendete il pennarello, il vostro pennarello, e andate a fare insomma altri segni sulla vostra unghia per dare più colore. Vedete, per modificare insomma il risultato. Se volete, potete aggiungere anche del gel brillantinato come ho fatto io qui. Vedete, ho aggiunto qualche brillantino. In questo caso non lo aggiungo. Quindi, fatto questo, ragazze, potete andare a sigillare perché l'alcol, come vi dicevo, asciuga in pochissimi secondi. Quindi adesso andiamo a sigillare, così vi faccio vedere il risultato finale. Ovviamente, se non siete soddisfatte, voi con il vostro pennarello andate ad aggiungere dei dettagli e ci passate sopra con l'alcol. Vado a sigillare. Come vedete, quando sigillate non si porta via il colore, non si porta via nulla, perché
è già asciutto. Quindi vado in lampada. Una volta fuori dalla lampada, questo sarà il risultato finale. Potete provare con qualsiasi, con tutti i colori che avete, sbizzarritevi con la fantasia. Io che avevo provato anche con il fucsia, il rosa e il giallino. Insomma, ragazzi, questo è il risultato finale. Spero vi piaccia e vi mando un bacione. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutte!